signore non ha retto a questo coso, io oltre ai danni, quello che mi hanno preso i soldi, io voglio i rimborsi e lotterò fino alla fine per riavere tutti i rimborsi di quello che ho speso in medicine, in visite e quant'altro, perché a me non mi hanno distrutto la vita e la famiglia, perché io da quando mi sto separando. Di nuovo a Laterina per protestare contro un decreto che ha cambiato la loro vita. Gli obbligazionisti azzerati delle quattro banche poste in risoluzione il 22 novembre 2015 sono tornati nella piazza del paese Valdarnese. Che è una bancarotta fraudolenta, nel consiglio d'amministrazione non c'è neanche uno in galera. Voglio sapere come mai. All'iniziativa hanno preso parte persone provenienti da tutta la provincia aretina, da Empoli, dalle Marche, da Ferrara e da Bologna. Fanno passare l'immagine che noi siamo stati o saremmo rimborsati, cosa che allo stato attuale tutto dirà da venire. Non si sa niente per quanto riguarda l'arbitrato, per quanto riguarda il rimborso automatico c'è una trafila che non finisce mai, hanno cambiato le regole in corso, il 5 di settembre è stato detto che i documenti che ci eravamo procurati prima non andavano più bene, cioè è una vera e propria presa in giro. Siamo ritornati a quasi un anno di distanza perché ancora giustizia non è stata fatta. In quanti sono stati rimborsati? Allora, da fonti ufficiali del FTD si parla di 30 posizioni liquidate. Questo significa che è stato rimborsato lo 0,23% degli aventi diritto, almeno per decreto. Un numero veramente irrisorio se pensiamo che questo decreto ha già 3 mesi di vita. Ad attendere i manifestanti, posti di blocco e accessi controllati dalle forze dell'ordine. È andata così in scena l'ennesima manifestazione in una Laterina letteralmente blindata. All'entrata di Laterina il ponte era pericolante, ma guarda un po', all'entrata era pericolante e all'uscita si poteva uscire. Ci è toccato fare il giro da Montalto, da Laterina non si poteva passare. Niente, perché il ponte era crollato, ma siccome che da Laterina a Ponticino venivano, era crollato soltanto per noi. Ecco perché era crollato il ponte, per i risparmiatori che andavano a protestare a Laterina. Dobbiamo livellarsi tutti. Di fronte a questi pericolosi, lo vedete, risparmiatori, si è dispiegata, non lo so, una parata, io direi imbarazzante, ma non me la prendo certo con le forze dell'ordine. Loro rispondono a degli ordini che arrivano dall'alto, ordini che ci fanno sempre capire quanta poca democrazia ci rimane e quanti pochi diritti ci rimangono. Sicuramente non abbiamo più il diritto al risparmio, va bene, e adesso forse vogliono toglierci anche il diritto di protestare. Ora Roberta comincerà questo rimborso, vai Roberta, comincia a dare questi soldi dei Monopoli ai nostri truffati. Noi siamo stati truffati dal governo. Non li mettere in banca, mi raccomando, non li mettere in banca, mettili sotto il materasso.